l'adesione al consumo spirito che abbiamo visto che ha ottenuto un buon successo. Beh, Partinico risponde, devo dire, sempre bene, nel senso che rispetto ad altri, ad altre città c'è una, un grande fermento, e quando si fanno le cose vengono in maniera un po' speciale, la partecipazione è forte, è stato così per l'associazione anti-racket, speriamo che crescano molto anche le denunce. E col consumo critico noi ora faremo parlare di Partinico, perché sarà una bella bomba quando tireremo fuori molte decine di imprese e centinaia di consumatori che si dichiarano solidali l'uno con l'altro per isolare i mafiosi che, diciamo, nonostante le patrie galere si stanno riempiendo sempre di più, però sono perniciosi, sono presenti, sono forti, e la risposta deve essere corale, perché siamo all'ultima battaglia. Mettiamola così, quindi ogni negozio, ogni commerciante artigiano che aderirà al consumo critico esporrà ovviamente il, quello che è il manifesto, e così i cittadini sanno dove comprare e chi è che non paga il pizzo. Sì, sì, si farà una bella differenza tra quelli che hanno il coraggio di fare questa denuncia e quindi mettere il logo di Addio Pizzo sul negozio, sulle attività, e naturalmente i consumatori che li devono supportare. Questo è l'unico modo che noi abbiamo per aiutare gli imprenditori che pagano, che si piegano alle prepotenze mafiose. Possiamo semplicemente con la solidarietà provare a spostarli da questa parte, quindi chi paga il pizzo deve venire da questa parte, deve denunciare, deve chiedere di aderire al consumo critico e fare aumentare questo circuito virtuoso dell'economia. È l'unico modo per liberarcene del fenomeno mafioso, ed è un modo per fare diventare di massa un movimento che altrimenti è di un'elite di imprenditori coraggiosi. Fammi ricordare anche con molto piacere che ne sono passati di anni, dal lontano 2005, quando i ragazzi di Addio Pizzo sono sbarcati anche a Partinico, e questa collaborazione stretta con un terraiato, e oggi possiamo dire che anche nello Iato si può fare grazie a tutto questo. Sì, si può fare nello Iato, ci sono molti motivi, sicuramente per esempio la presenza della tua televisione militante per anni a battere su questi temi evidentemente dà i suoi frutti. Io vedo nei giovani che vi seguono un'animazione che evidentemente è dovuta al fatto che condividono i messaggi che per anni avete mandato. Noi abbiamo lavorato molto su Palermo, troppo su Palermo e poco altrove, e invece oggi dobbiamo valorizzare queste realtà, questa, quella di Termini, piuttosto che dei piccoli paesi della provincia, e farlo diventare un tessuto diffuso. Io sono molto ottimista rispetto alla piazza di Partinico, credo che il percorso che abbiamo fatto a Palermo qui avrà una grande amplificazione. Adesso un appello a quelli che sono gli imprenditori che continuano, diciamo, tra le altre cose, tra virgolette, a discapito di altri, ad essere contigui, e tra le altre cose dobbiamo dire che abbiamo saputo che danno manforte ai mafiosi per cercare di far fallire le imprese che hanno aderito al liberiato. Sì, è una bella guerra, per questo serve l'apporto anche del più piccolo dei consumatori. Gli imprenditori che denunciano vanno incontro a difficoltà, naturalmente, all'ostilità mafiosa, e la mafia qui ha ancora questa capacità di controllare il mercato e quindi di mettere in difficoltà economiche le imprese. Quegli imprenditori che si prestano a questo gioco e quindi tolgono gli appalti, tolgono le forniture, rendono la vita difficile all'impresa che ha denunciato, si rendono colpevoli di un reato e di una colpa morale e di una responsabilità morale che è quasi equivalente a quella del mafioso. Se il mafioso emette la condanna per un'impresa, questi imprenditori sono quelli che la eseguono, il plotone d'esecuzione, e noi questo dobbiamo impedirlo, dobbiamo evitarlo, e dobbiamo convincere invece questi imprenditori a tirare fuori un po' di dignità e coraggio e denunciare anche loro, e noi saremo dalla loro parte. 100 le imprese oggi che hanno aderito al liberiato, e quindi possiamo dire che è un successo. No, è un successo, è una cosa importantissima per Partenico e per Partenicese, finalmente la rivoluzione. Finalmente a Partenico ci sono 100. Dobbiamo dire che questa è una cosa che non è nata ora, però finalmente a Partenico ci sono 100 imprese che hanno aderito al consumo critico, 100 imprese che affiggeranno nei loro negozi
la scritta qui non si paga il pizzo, e oggi un altro successo perché i cittadini di Partenico hanno dimostrato maturità, perché hanno una marea di persone hanno firmato al consumo critico, quindi è bellissimo, bisogna continuare, la strada è quella giusta. Siamo a Partenico, una manifestazione contro il pizzo che ha interessato tutta la cittadinanza, lei che ne pensa? Siamo tutti qui, una manifestazione per aderire al manifesto del consumo critico rivolta a tutti i cittadini, è un gran successo, abbiamo raccolto un sacco di firme, le persone, almeno da come si vede dai moduli che stanno compilando, sono molto sensibili a questa campagna.